Questo programma è realizzato in collaborazione con Buon pomeriggio, siamo a Mociano con il terzo appuntamento con i lavori di addestramento. Ci sono stati diversi rinvii a causa della pioggia. Oggi finalmente avremo l'opportunità di assistere a 6 raggruppamenti di cavalli e quindi di respirare ancora aria di palio, dibattito ampio in questi giorni in ordine all'eventuale slittamento dei due pali, poi la possibilità di disputare il palio di agosto o comunque un palio straordinario, e insomma la macchina del comune è in piena efficienza. Oggi appunto il terzo appuntamento con i lavori alla pistarella di Mociano, questo a significare che non tutte le speranze sono perdute e che auspicabilmente questo 2021 potrà vedere il tufo in piazza. Intanto i cavalli stanno cominciando ad entrare, quello che vediamo inquadrato con il numero 1 è Volpino, baio di 7 anni, questo invece con il numero 6 è Giosuè Carboni, con la baia schietta, è entrato anche Zark, è entrato anche Luca Lì, quindi una per tutti, Virago, Saburghesa di rincorsa. C'è stato un problema all'interno dei due canapi, vediamo una per tutti che viene appoggiata allo steccato, probabilmente ha preso un calcio, l'equipe veterinaria a controllare. Una per tutti, la baia di Massimo Milani, fra l'altro al suo attivo ci sono già due pali, ha disputato 3 tratte e ha avuto l'opportunità di correre 2 pali. Vediamo se c'è il microfono acceso lì. La cavalla mi sembra di capire venga ritirata. Quindi esce di scena una per tutti che viene accompagnata al van. Vediamo un attimo se ci saranno delle decisioni da parte dell'equipe veterinaria. Mi sembra che i veterinari si stiano consultando, vanno a dire qualcosa al mossiere. Mossiere che anche oggi è naturalmente Renato Bircolotti, che vediamo inquadrato, cavalli ancora che stanno facendo tondino. Volpino è di Marco Arrisghetti, Zarak è di Luigi Migheli, Ucalì è di Niccolò Francesconi, scusatemi, è di Federica Tarquini. Una per tutti, lo abbiamo detto, di Massimo Milani, che però è purtroppo uscita di scena, speriamo, ci auguriamo senza alcuna conseguenza. Virago è di Niccolò Farnetani, schietta è di Anna Maoddi, Saburghesa è di Cristiana Guerrini. Vediamo cavalli e fantini ancora che stanno facendo tondino in attesa probabilmente di qualche determinazione da parte della equipe veterinaria. Stanno rientrando. Eccolo qua, con il numero 2 Zark, con Alessio Migheli, quindi Volpino che è stato messo di rincorsa. La rincorsa è per Volpino, vediamo con il numero 3 invece entrare Ucalì. Ucalì con Niccolò Francesconi. Entra con il numero 5 Virago e Niccolò Farnetani, è entrata anche Schietta con il numero 6. Schietta. 3 pali all'attivo per questa cavalla di Giosuè Carboni, che ricordiamo l'ultima volta in piazza con Andrea Mari, e cogliamo l'occasione per un ulteriore ricordo di Andrea, che con questa cavalla ha disputato un palio splendido per la Contrada del Bruco
mancando la vittoria veramente per un soffio. Un po' di nervosismo tra i canapi, vediamo se la mossa è destinata a maturare velocemente. Lo ricordiamo con Volpino che è stato messo di rincorsa. Ora sembrerebbero tutti abbastanza tranquilli, vediamo se così è. Con Volpino di rincorsa, qualche cavallo è girato, in questo momento Zark di Migueli è girato, i cavalli provano a riposizionarsi. Ora sembrava il momento potesse essere quello buono, vediamo se Volpino deciderà di entrare, vediamo se la mossa è matura, così è. Viene chiamata falsa, quindi nulla da fare, si andrà a cercare tra pochissimo un nuovo allineamento con i 6 partecipanti a questo primo raggruppamento. Ricordo che una per tutti è stata ritirata e c'è stato anche un cambio dell'ingresso all'interno dei canapi con Volpino che è stato messo dall'equipe veterinaria di rincorsa a posto di Saburghesa. Siamo già all'interno dei canapi con il numero 1, scusatemi, con il numero 2 che è Zark, 6 anni, un baio scuro di Luigi Migueli montato da Alessio Migueli, lo vediamo inquadrato in questo momento, è entrato Zark con Alessio Migueli che serenamente sta parlando con gli addetti dell'amministrazione comunale, gli addetti al canape nuovamente con il cigno. Credo che Bircolotti stia chiamando gli altri, vediamo se siamo pronti per questa lunga mossa, devo dire, del primo raggruppamento. Fra l'altro la temperatura è molto alta oggi, una giornata davvero di piena estate, quindi anche attendere a lungo è abbastanza faticoso. È entrato il numero 3 Ucalì, è entrata anche il numero 5 Virago, quindi il numero 6 Schietta con Giosuè Carboni, è entrata anche Saburghesa e come dicevamo fuori c'è Volpino. Vediamo se la mossa questa volta è matura e se si riesce ad andare via in questo primo raggruppamento. Terzo appuntamento con i lavori nella pista di Mociano. Un po' di nervosismo tra i canapi, devo dire. Cavalli meno fermi rispetto agli appuntamenti precedenti. Ancora Antonio Mula a controllare, ora sono tutti fermi, probabilmente il momento è quello buono, esatto, e così è con una buona uscita da parte di Carboni con Schietta, uscita bene anche Ucalì, uscito anche Saburghesa. Ritmi di galoppo abbastanza sostenuti. Oddio. E c'è la caduta di Betti, mentre in questo momento è proprio Volpino con il numero 1, con Antonio Mula che prova a spingerlo. C'è stata la caduta da Saburghesa di Rocco Betti, Saburghesa che sta galoppando tranquillamente e che ora va anche a guadagnare la testa delle operazioni, eccola qua la scossa. Inquadrato anche Volpino, inquadrato anche Zark con Migueli. E ancora le inquadrature sono per Saburghesa, si è prontamente rialzato Rocco Betti. Tutti stanno rallentando, quindi direi che
possiamo considerare concluso questo primo lavoro nel raggruppamento di questo pomeriggio. Bene, siamo al secondo raggruppamento, ancora dalla pista di Mosciano, ancora Susanna Pioli a commentare questi lavori con 7 cavalli che partecipano al secondo raggruppamento, sono Tabacco, Tempesta da Clodia, Zeniata, Winner Easy, Unico Zierese, Rodrigo Baio e Veranu. Vediamo in questo momento Tabacco, il Sauro di Antonio Siri, che oggi è montato da Jacopo Pacini. 4 pali per questo cavallo, che è rientrato veramente sempre in tutti i lotti, ha disputato 4 tratte ed è stato scelto per 4 volte. Questa invece è Tempesta da Clodia con Alessandro Cerzosimo, una baia di 9 anni di Giuliano Sampieri. Numero 3 invece è Zeniata, una baia di 6 anni con Federico Fabbri, è di Gavino Carboni Zeniata. Winner Easy invece è di Paolo Saracini, montata da Federico Guglielmi. È entrato anche Unico Zierese, un baio scuro di 8 anni, con Elias Mannucci e di Massimo Martelli. Dovrebbe entrare anche Rodrigo Baio, eccolo qua, con Francesco Caria. Rodrigo Baio numero 6. È di Massimo Maria Alessi. Intanto c'è stato lo sgancio del canape, un abbassamento precauzionale da parte di Renato Bircolotti, c'è stata una forzatura, quindi tutto da rifare, cavalli che tra pochissimo verranno richiamati all'interno dei 2 canapi. Eccoci qua, entra ancora Tabacco con Pacini, equipe veterinaria a controllare, Renato Bircolotti a dirigere le operazioni della mossa. Cavalli che a breve rientreranno tra i canapi. Ecco Tabacco con Jacopo Pacini, numero 1 di coscia per Tabacco. Entra anche Tempesta da Clodia con Alessandro Cerzosimo. Eccola qua, la femmina di Sampieri. Zeniata invece con Federico Fabbri. Winner Easy e Federico Guglielmi. Unico Ozierese ed Elias Mannucci, entra anche Rodrigo Baio con Francesco Caria. La rincorsa è per Veranu, il Sauro di Carlo Sanna con Marco Bitti. I cavalli sono abbastanza tranquilli, un attimo fuori posizione era Tabacco, ora sembrava l'attimo potesse essere quello buono, in realtà invece c'è girata Tempesta, ora più o meno ci siamo, mossa che sembrerebbe matura, qualche capriccetto da parte di Veranu con Bitti che lo fa avvicinare, gli altri sono tranquilli, una mossa che sembrerebbe matura, ma ancora Veranu che fa qualche piccolo capriccio. Vediamo se entra a controllare Marco Bitti. Tabacco, Tempesta, Zeniata, Winner Easy, Unico Zierese, Rodrigo Baio e Veranu. Fuori posizione Tabacco, vediamo se Pacini lo gira. Ancora Veranu con Bitti a controllare, cavalli che sono tutti nella parte bassa del canape, tutti anche troppo vicini, infatti qualcuno si sfila,
esce Tempesta, che si sta ancora muovendo, fermo allo steccato Tabacco. Tempesta che prova a guadagnare lo steccato, no? Sono tutti un po' in confusione, mi sembra. Ancora non ci siamo, vediamo se il momento della mossa è destinato ad avvicinarsi. Ancora un cambio di posizione con Tabacco che perde lo steccato. Si reinserisce nuovamente Tempesta da Clodia nella sua posizione, è entrato anche Winner Easy. È molta confusione, devo dire, con Veranu e Bitti a controllare. Ora c'è stato un attimo che sembrava potesse essere quello buono, non è stato così. Le posizioni non sono mantenute, infatti Pacini va a riconquistare il suo steccato con i cavalli che sono tutti stretti nella parte bassa. Evidentemente questa giornata è un po' più sentita delle altre, perché si respira un nervosismo maggiore all'interno dei canapi, con qualche difficoltà a trovare l'attimo giusto per il via. Ora sembravano tutti tranquilli, con ancora Cerzosimo che non trova la sua posizione e con ancora Veranu che si muove. Vediamo se la mossa è buona. Così è uscito molto bene Unico Zierese, è uscita bene anche Tempesta da Clodia, anche Zeniata, con Tempesta che in questo momento sta facendo l'andatura, con Cerzosimo, eccola qua, Tempesta da Clodia. E c'è stata la caduta di Fabbri. Federico Fabbri è caduto da Zeniata, che sta tranquillamente galoppando scossa. Mi sembra che i tempi di galoppo non siano particolarmente intensi. Di fatto hanno provato forte soltanto l'uscita dai canapi. Questo intanto è Federico Guglielmi con Winner Easy. La caduta di Fabbri fortunatamente senza alcuna conseguenza. Il fantino si è prontamente rialzato. Ritmi blandi, devo dire, grande determinazione nel momento della mossa, ma poi ritmi di lavoro e galoppi decisamente molto blandi, con ancora le inquadrature per Winner Easy, Tabacco Tempesta, Zeniata, Winner Easy, Unico Zierese, Rodrigo Baio, Veranu, i 7 partecipanti a questo secondo raggruppamento che possiamo, direi, considerare concluso. Terzo raggruppamento ancora dalla pista di Mociano. È il 15 di giugno, molto caldo, devo dire, oggi temperatura davvero estiva, e ancora 7 cavalli partecipanti a questo raggruppamento sono Arrebocada, Rotegaju, Zentiles, Yogi da Clodia, Zirra, Rexy e Sennoresa. Questa intanto è Arrebocada con Salvo vicino, è di Sebastiano Vigilante. Arrebocada, Rotegaju invece di Roberto Meniconi, cavallo di 11 anni, un baio, ho già visto molte volte la piazza del campo, ha disputato molte prove. Zentiles invece il baio di Dario Colagè con Antonio Francesco Mula, mentre Yogi da Clodia il grigio, 7 anni di Giuliano Sampieri, entrata anche Zirra, 6 anni di Miriam Dui con Mattia Chiavassa, è entrato anche Rexy
Baio Spino di Francesconi, e intanto c'è stata una forzatura, dicevamo Rex e il Baio Oscuro di Nicola Sandroni, lo monta Niccolò Francesconi, e Sennoresa con Alessio Giannetti, che ne è anche proprietario. Forzatura, cavalli richiamati nuovamente all'interno dei canapi, mossa che sembra matedare abbastanza velocemente, cavalli sono tranquilli, c'è Sennoresa fuori con Giannetti a controllare, qualche cambio di posto, è una nuova forzatura da parte di Zirra, abbassamento precauzionale del canape con il prontissimo Renato Bircolotti. Nuovo allineamento con Arrebocada Rotegaggi, Zentile e Yogi da Clodia, Sennoresa che fa qualche capriccio, Sennoresa di rincorsa con Giannetti, tra i canapi tutti abbastanza tranquilli, Giannetti che si avvicina, vediamo se il momento è buono, c'è fuori posizione Rotegaggi con Rocco Betti che ora è girato, va a cercare posto più in alto, Rocco Betti con Rotegaggi che in questo momento esce, rientra, Rotegaggi che dovrebbe essere in seconda posizione, va giustamente a reclamarla, Arrebocada con Salvo vicino allo steccato, si muove di nuovo Rotegaggi che non trova il suo posto. Sono tutti abbastanza tranquilli, ancora Giannetti a controllare con Sennoresa, ora l'attimo sembrava buono con Betti che ha conquistato la posizione a lui dovuta con Giannetti, ma c'è ancora una forzatura e ancora Zirra con Mattia Chiavassa, abbassamento precauzionale del canape, nuovo allineamento. Entrata Arrebocada, entrata Rotegaggi, entra Zentiles, il grigio e Yogi da Clodia con Gianluca Di Leo, entrata anche Zirra con Chiavassa e anche Rexy, l'unico esperto del gruppo, un palio al suo attivo. Quattro tratte invece per Sennoresa, nessuna esperienza sul tuffo per gli altri partecipanti a questo terzo raggruppamento, con Giannetti che sembrava determinata ad entrare, Indusa guarda i colleghi e la mossa credo non sia valida neanche in questo caso, c'erano due cavalli girati, quindi gran lavoro davvero per Renato Bircolotti in questo terzo raggruppamento, è davvero difficile trovare l'allineamento, ci sono state molte forzature, vediamo se questa è la volta buona, Arrebocada Rotegaggi, Zentile Seyogi da Clodia, Zirra, Rexy Sennoresa e la mossa è buona con una buona partenza da parte di Zentiles, partita bene anche Arrebocada. Buona uscita dai canapi anche da parte di Rotegaggi, con cavalli che stanno facendo un'andatura abbastanza blanda, anche se il ritmo mi sembra un pochino più sostenuto rispetto ai precedenti raggruppamenti. C'è Zentiles con Mula, inquadrato in questo momento. Zentiles è di Dario Colagè. Scusate, ma vediamo rallentare in questo momento, evidentemente Mula ha concluso il proprio lavoro, infatti accarezza il cavallo, stanno rallentando tutti, si affaccia Yogi da Clodia e questa invece ancora grigia è Arrebocada. Cavalli nuovi a cui naturalmente è opportuno insegnare il mestiere. E direi che anche questo terzo raggruppamento può essere mandato in archivio con
le inquadrature che erano per Rexy, il più esperto del gruppo, con all'attivo un palio disputato. Quarto raggruppamento e ancora 7 cavalli partecipanti, con il terzo raggruppamento che è stato veramente molto faticoso, con mi sembra 4 o 5 forzature o mosse non valide, come vogliamo chiamarle. E vediamo se invece questa volta sarà tutto un po' più semplice, speriamo che così sia. È entrato Reo Confesso con Elias Mannucci, Reo Confesso è di Antonino Vallone, mentre il numero 2 è sempre avanti, 4 anni con Enrico Bruschelli, sempre avanti è di Simone Pioli. Ardavli invece è di Paolo Giachetti con Marco Bitti, è entrata anche Zoe di Filippo Toti con Jacopo Pacini, mentre il numero 5 è Totu Goddu con Andrea Coghe, Totu Goddu è di Camilla Marzi. Zac è con Alessio Migheli, numero 6 di Coscia, mentre fuori c'è Rio Manigos con Giosuè Carboni, Rio Manigos che è di Maurizio Carboni. Vediamo se l'allineamento è destinato a... C'è stata una forzatura da parte di Reo Confesso, e quindi abbassamento del canape da parte di Renato Bircolotti, con un nuovo allineamento che verrà cercato quanto prima. Eccoli qua, li vediamo entrare. Entra Reo Confesso con Mannucci, entra Enrico Bruschelli con Sempre Avanti, questo è Ardavli con Marco Bitti, entra anche con il numero 4 Zoe e Jacopo Pacini, Totu Goddu, l'esperto del gruppo, un palio all'attivo per Totu Goddu con Andrea Coghe, Zac, nessuna esperienza invece per questo baio. Rio Manigos ha disputato diverse tratte, non ha mai avuto l'opportunità di correre il palio. Alcune esperienze in piazza invece per Sempre Avanti e per Ardavli, così come per Zac, come abbiamo già detto in precedenza. Cavalli che sembrano abbastanza tranquilli, quantomeno nella parte bassa del canape. C'è fuori posizione Zac che è girato, gli altri sono tutti abbastanza stretti. Questo credo che renda anche più complicato uscire agevolmente, anche perché la rincorsa è ancora abbastanza lontana. C'è Rio Manigos di rincorsa con Carboni, tranquilli nonostante la giovane età di molti di questi, dei partecipanti a questo quarto raggruppamento. Reo Confesso Sempre Avanti, Ardavli, Zoe, Totu Goddu, Zac e Rio Manigos. Ancora molto strizzati nella parte bassa del canape, questo invece c'è veramente tantissimo spazio, una cosa che non è sempre così comprensibile, ma sono professionisti e quindi naturalmente sapranno loro meglio di me come comportarsi. Cavalli appunto che sono tutti stretti e la mossa infatti che è buona, ma che sacrifica in qualche modo i più bassi. Eccoci qua, con una bella uscita da parte di Reo Confesso, anche Totu Goddu è uscito bene. Questo intanto è proprio Elias Mannucci con Reo Confesso, dietro c'è Totu Goddu con Coghe. Eccolo qua, Reo Confesso, si affaccia anche Sempre Avanti con Enrico Bruschelli. Sempre Avanti, Enrico Bruschelli. Ritmi abbastanza blandi, ancora le inquadrature sono per Enrico Bruschelli con Sempre Avanti, un 4 anni, baio oscuro,
che naturalmente non ha avuto ancora l'opportunità di far nulla, così come altri suoi colleghi in questo raggruppamento nell'anno scorso, che purtroppo ha visto saltare completamente una generazione che speriamo naturalmente tutti di recuperare, senza mai dimenticare un pensiero per i proprietari e per i fantini, per gli allevatori e per gli allenatori che nonostante questi due anni complicatissimi non hanno veramente lasciato nulla al caso, portando cavalli che vedete in splendida forma. Intanto le inquadrature sono per Ardavli, anche questo è un cavallo totalmente nuovo, un baio di Paolo Giachetti che viene montato da Marco Bitti. Mi sembra che più o meno anche qui il lavoro sia finito per tutti, con ancora le inquadrature per Ardavli e Marco Bitti, in archivio anche questo quarto raggruppamento. Quinto e penultimo raggruppamento, ancora dalla pista di Mociano, ancora Susanna Pioli a commentare e a guardare insieme a voi i lavori previsti per oggi pomeriggio. Sette ancora sono i cavalli partecipanti, li presentiamo, non appena faranno ingresso tra i canapi e verranno chiamati da Renato Bircolotti, è entrato Aurus, sta facendo ancora tondino, numero 1 Aurus con Stefano Piras che sta entrando in questo momento, Aurus di Marco Arisghetti, entra anche Zaminde con Marco Bitti, Saura di 6 anni, Tubò con Mattia Chiavassa, è entrato anche Ungaro de Bonorva con Sebastiano Murtas, sta entrando Massimo Columbu con Rombo de Sedini, riconoscibilissimo con questa criniera bionda, il più esperto del gruppo, due pali per lui, è di Elena Patacchiola Rombo de Sedini, Antelios invece con Andrea Chessa, è di Paolo Bossini, un sauro di 5 anni con alcuna esperienza, così come alcuna esperienza è per Aurus. Vento fresco è di rincorsa, ha avuto l'opportunità di calcare il tufo per le prove di notte, vento fresco con Simone Fenu che è di rincorsa. Vediamo se questa mossa sarà più tranquilla delle altre. E appunto c'è immediatamente una forzatura da parte di Aurus, forzatura di Stefano Piras con Aurus che vediamo ancora inquadrato, cavalli che stanno per essere richiamati dentro da Bircolotti per andare a cercare l'allineamento di questa quinta e penultima raggruppamento dei sei previsti nel pomeriggio. Aurus è dentro, dentro anche Zaminde, entra Tubò, entra Ungaro de Bonorva, Rombo de Sedini, Antelios, vento fresco, l'equipe veterinaria a controllare nella zona della rincorsa, vento fresco e di rincorsa con Simone Fenu, vediamo se entra, c'è fuori posizione Ungaro de Bonorva, ora si riporta con il petto al canape Murtas con Ungaro de Bonorva, qualche movimento di troppo all'interno dei due canapi, Ungaro de Bonorva ancora fuori posizione, anche Zaminde che invece ora viene riavvicinata da Marco Bitti, il vento fresco con Fenu a controllare, ancora qualche movimento di troppo con cavalli che non mantengono le posizioni loro assegnate, in questo momento allo steccato c'è Zaminde e Aurus fuori posizione con Piras che immagino voglia riguadagnare lo steccato.
Allo steccato invece ora c'è Kessa con Antelios, che dovrebbe essere in sesta posizione, quindi posizioni non rispettate. Zaminde fuori posizione in questo momento, tanto canapa invece per Ungaro De Bonorva e Sebastiano Murtas, che si sono tirati fuori dalla mischia con la mossa buona con la partenza di Tubò. Parte anche Ungaro De Bonorva, Tubò che in questo momento guida le operazioni, Tubò con Mattia Chiavassa, lo vediamo allungare, sta provando al ritmo abbastanza sostenuto Mattia Chiavassa con Tubò, e nel frattempo c'è stata la caduta di Sebastiano Murtas, perché vediamo Ungaro De Bonorva galoppare scosso, la corsa viene fermata perché Murtas è in mezzo alla pista. Fortunatamente mi sembra che si stia muovendo, quindi speriamo nulla di grave per lui. Sono comunque intervenuti naturalmente i sanitari con Murtas, che è rimasto fermo ma sta muovendo le gambe. Fortunatamente speriamo sia nulla di grave, e naturalmente con queste immagini brutte che non avremmo voluto commentare si interrompe questo quinto raggruppamento. Ultimo raggruppamento dei sei previsti in questo pomeriggio, ancora 7 cavalli nella pista di Mosciano: Aberumia, Remo Rex, Zio Rosas, Zenios, Again, Arra Giulida, Vipera Ozzanese. Eccoli qua, devo dire cavalli tutti portati in condizioni splendide, sono davvero uno più bello dell'altro, pur non essendoci prospettive certe per il proseguo della stagione. Aberumia con Andrea Coghe è di Alberto Manenti, è entrato anche il re Remo Rex Sauro di 11 anni con 2 pali vinti all'attivo su 3 corsi, cavallo splendido che ha vinto da solo in tutte e due le situazioni. È entrato anche Zio Rosas con Michel Puzzu, il Sauro di Mark Henry Sghetti. È entrato anche Zenios con Giovanni Puddu, è di Laura Benocci. Again con Salvo Vicino e di Sonny Ghezzari. Arra Giulida con Enrico Bruschelli, che ne è anche proprietario, la Saura di 5 anni. Invece la rincorsa è per Vipera Ozzanese con Jacopo Pacini, la proprietà è Andrea Corsetti. Si muove un po' Remorex, che devo dire non ha bisogno di essere addestrato, sicuramente non ha da dimostrare nulla. La mossa è buona con la partenza di Zio Rosas numero 3, partita anche Aberumia, e c'è stata la caduta di Andrea Coghe, la caduta di Michel Puzzu, con traiettorie che in realtà facevano presagire che qualcosa potesse accadere, mentre le inquadrature ora sono per Enrico Bruschelli con Arra Giulida, Aberumia che sta galoppando al contrario, quindi attimi concitati anche in questo sesto raggruppamento con il cavallo che viene al contrario, e naturalmente cavalli e fantini che stanno tutti rallentando. Sembrerebbe nulla di grave fortunatamente per i due fantini che sono caduti, Andrea Coghe e Michel Puzzu, e fortunatamente ci arrivano notizie rassicuranti anche in ordine alle condizioni di Sebastiano Murtas, che non sembra aver riportato gravi conseguenze. Intanto vediamo galoppare
Zia Roses scosso, è stata invece ripresa Berumia. Ritmi molto molto blandi con Berumia Remorex, Zio Roses, Zenios Again, Rajulida, Vipera, Ozzanesa che abbandonano la pista di Mociano, stanno tutti rallentando e insieme anche noi abbandoniamo a questo punto la pista. Abbiamo visto e commentato insieme a voi, intanto le immagini sono per Again con Salvo vicino, abbiamo visto e commentato insieme a voi questo terzo atteso appuntamento nella pista di Mociano. Un ringraziamento particolare al cameraman che oggi è Mattia De Santis, che ha veramente dovuto fare un gran lavoro visto le molteplici mosse false, e quindi noi ci saremo se vorrete anche la prossima volta. Un saluto da Siena Radio, Siena TV e da Susanna Pioli che insieme a voi ha guardato e commentato i lavori a Mociano del 15 giugno. Jacopo Gotti, capitano della Contrada del Drago, si torna a Mociano dopo insomma una pausa abbastanza lunga, anche tanti rinvii per il maltempo, però appuntamenti necessari. Sì, sì, anche perché se si riesce a fare qualcosa bisogna per forza passare da qui e quindi già iniziare a vedere un po' di cavalli, a respirare un po' di qualcosa di diverso è buono. Questo palio ce la faremo a farlo nel 2021 o no? Cosa ne pensi? Speriamo, speriamo. Io sono positivo, già speravo l'anno scorso, quindi speriamo quest'anno, almeno a settembre, vediamo se si riesce a fare qualcosa. C'è stata un po' di polemica su queste decisioni, annullare il palio di luglio, poi mantenere quello di agosto, insomma poi alla fine si è preso questa decisione di attendere almeno per quello di agosto. Sì, no, è giusto, quest'anno bisognava provare a fare qualcosa, quindi è bene aver provato a fare luglio, non era possibile, agosto vediamo, penso sia difficilissimo e poi ci rimettiamo al volere del sindaco se chiede questo palio straordinario e poi le contrade dovranno votare e poi vediamo, a quel punto tutto nelle mani delle contrade se c'è un palio straordinario. Quindi attendi il tuo primo palio da capitano? Sì, 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 senza fretta, senza... Lavorando? Sì, quello sempre, anche perché se no, anzi, ci è servito, così ci siamo abituati bene al ruolo, più tempo. Marco Antonio Lorenzini, decano dei capitani, capitano dell'Aquila. Allora, intanto si torna a Mociano, insomma, dopo un periodo di stop, quindi, insomma, si rivede un po' di cavalli. Si vede un po' di cavalli, sì, per fortuna, dai, piano piano qualcosa si ricomincia a vedere, però siamo sempre qua che aspettiamo di notizie. Ecco, aspettiamo notizie perché insomma dall'ultima riunione che avete avuto anche con il sindaco si era arrivati a una decisione, quella di mantenere diciamo sospesi luglio ed agosto. Poi successivamente è arrivata la decisione da parte del comune di annullare il palio di luglio e mantenere quello di agosto. Una decisione su cui voi capitani siete concordi? No, lo sai, una decisione presa dall'amministrazione comunale, ne prendiamo atto, non è che non ne abbiamo nemmeno parlato, onestamente, se non chiacchiere fra amici, ma niente di ufficiale. Quindi adesso aspettate però questa decisione su agosto, perché il sindaco disse insomma più o meno verso metà giugno, quindi ci siamo più o meno. Sì, siamo a metà giugno, quindi aspettiamo di sapere se ci sarà qualche novità o meno. Quindi ancora non ci sono comunicazioni? No, assolutamente no, niente. Ecco, e per un ipotetico palio straordinario si lascia in caso aperta quella porta se poi si decidesse di annullare anche agosto? Per forza, questa è l'unica eventualità. Nel caso in cui non si dovesse procedere all'effettuazione del palio d'agosto, vediamo che succede più avanti. Ecco, una decisione che quella verrà presa col tempo, nel senso si va sicuramente a fine estate? No, io la decisione penso possa essere presa in qualsiasi momento, la decisione, avviare un iter per poi andare a decidere se fare o meno un palio. Sì, sicuramente penso dal mese di agosto in poi si possa cominciare a ragionarci su se ci saranno le condizioni. Insomma. A quel punto poi tutto in mano alle contrade.
E a quel punto poi manderemo i popoli delle contrade, saranno le assemblee, vediamo che viene fuori. No, certo, il rapporto anzi direi di massima collaborazione e condivisione, nel corso degli anni è sempre stato così, quindi semplicemente stiamo aspettando una comunicazione come quella che aveva fatto capire l'amministrazione dovesse esserci intorno a questa data. No, il rapporto, ripeto, massima condivisione e coinvolgimento. Proseguono questi appuntamenti a Mociano, non eravamo abituati ad arrivare così in là nel mese di giugno purtroppo. C'è anche abbastanza caldo oggi. Dai, vedrai cosa devi fare, non siamo abituati però abbiamo voglia, vogliamo andare avanti e speriamo che si faccia qualcosa, ma è difficile. Ho visto che però gli altri paliotti in giro per l'Italia più o meno stanno cercando di organizzarsi tra corse di preparazione e spostamento delle date, cosa che per Siena è impossibile, no? Sì, quindi sì. Per gli ingaggi, per quanto riguarda il vostro lavoro da professionisti, come procede? Ma dai, come procede? Qualcosa si sta muovendo, anche loro si stanno organizzando. L'altra sabato eravamo tutti ad Asti. Sono fatte queste corse di addestramento di qualificazione e niente, dai, si sta muovendo qualcosa, un po' di niente, che ti devo dire, si muove tutto, poi speriamo si muove il van perché c'è un cavallo dentro, quello sì, però dai, siamo contenti, però si vede che per Siena è un po' dura. 29 saremo tutti a Mociano, lo sai, no? C'è le corse di addestramento il 29 di giugno. Non lo sapevo, ora mi informo. Te lo giuro, il 22 allora, e il 29. Verremmo, veniamo allora. Alessandro, tu sei stato allievo di Giovanni Azzeni, detto Tittia, sei stato alla scuderia Milani, adesso sei il fantino di un'altra scuderia. Sì, sono con Giuliano e Samuele Sampieri. E si prova questa nuova avventura sperando di avere la maturità giusta, ecco. Una scuderia dove ci sono buoni cavalli, tu sei abituato a montare buoni cavalli, questi sono buoni insomma. Sì, dai, cavallini giusti, oggi c'è la Tempesta da Clodia, Yogi da Clodia, Tornada, Corso il Palio, Zigulit, sono tutti a contributo, dai, si prova a far bene, il meglio per tutti e di fare dei buoni risultati con tutti, dai. L'esperienza che hai fatto da questi due professionisti, un fantino e un preparatore di cavalli, ti sono servite per il tuo bagaglio di conoscenze, per la tua capacità di interpretare i cavalli che monti? Io penso di sì, penso di essere di avere la fortuna di essere stato da due persone al top nei loro ambiti. Cioè Giovanni in quello di Fantino di Piazza e Massimo, dato che non monta, penso sia uno dei migliori allenatori nel circuito paliesco sicuramente e anche nel circuito toscano che ci siano. Poi per il palio c'è solo da imparare da queste persone qui, quindi penso che abbia avuto la fortuna di aver preso, spero, il meglio da tutti e due. Tu arrivi, sei un professionista che arriva dal mondo degli ippodromi, delle regolari, da quanto tempo ti dedichi invece alla provincia e alle corse a pelo? Ma diciamo che anche quando montavo le regolari mi ha sempre entusiasmato vedere il palio, perché sono cresciuto nelle scuderie di Rosario Pecoraro, Donato Tamburelli, insomma lì era palio anche se eravamo alle regolari. E niente, che sono a Siena e 3 anni e mezzo, che ho la compagna, una bambina, sì che vivo ormai qui e sono con la scuderia Sampieri e per me oggi è la mia prima volta qui. Com'è andata? Bene, bene, dai, per me il cavallo era la prima volta e mi sono trovato bene e mi piace, ecco, dai. Senti, Saro Pecoraro che cosa ti ha detto del palio e che cosa ti ha trasmesso, ti ha insegnato? Gli avrei dato retta 10 anni fa, era meglio, quando mi disse che mi avrebbe portato, mi portò qui da alcune persone di cui io, sai, avevo 19 anni, montavo in corsa e
insomma... Non te la sentivi di fare il passaggio di vita? Però lui ci vide bene quando mi disse che l'ippica alle regolari sarebbe andata, diciamo, a finire, perché quei tempi erano bei tempi per le regolari. E mi disse vai, perché mi ricordo tuttora, i soldi non piovono dal cielo, ti porto io. Mi presentò e io poi dissi no, rimango per ora qui. E poi sei arrivato? E poi sono arrivato, sì. E sono arrivato, sono con la scuderia San Pieri. E... Che belli, sono buoni, no? Sì, sì, sono tutti dei bei cavalli, bravi. E... Bene, dai, si va. Come procede il lavoro a Scuderia Milani? Bene, bene, dai, va. Per ora tutto bene. Qua a Siena ancora siamo molto incerti sulla possibilità di correre almeno una carriera. Si prosegue con gli allenamenti dei cavalli, mentre in qualche altra città in giro per l'Italia anche lì si stanno facendo delle corse di preparazione in vista di date che slitteranno, comunque già sono state fissate. Come professionisti, gli ingaggi come stanno andando? Gli ingaggi, vediamo, man mano che si fanno le corse speriamo di trovarne più possibile in questi pali fuori. Per fortuna stanno facendo qualche corsa, anche se il palio poi si vedrà se lo faranno, non è detto. Siete abbastanza rassegnati? Ma non rassegnati, perché la speranza c'è sempre e speriamo che si concretizzi anche. Però vediamo un po', noi ci facciamo trovare pronti. Sei il fantino di punta della Scuderia Milani, il professionista più importante della scuderia per la preparazione dei cavalli, per portarli fuori, quindi questo ruolo ti gratifica? No, sì, per carità di Dio, sì, va bene, ecco, poi non è che sono, diciamo, la prima donna, ognuno ha i suoi cavalli e si guarda un po'. Col Milani vai d'accordo? Sì, abbastanza. Oggi corre uno dei cavalli della scuderia Bionica. Sì, finalmente è arrivato il momento, grazie a Dio siamo ritornati e Zaminde si ripresenta per provare, per vedere di far bene in mezzo a tutti gli altri, per ritornare nell'area paliesca, finalmente. Allora, la temperatura è da palio perché è molto caldo, però... Per il resto non si sa. Allora, la temperatura, diciamo, è da palio, ma la temperatura nella gente ancora la vedo poca. La temperatura, sì, questa temperatura esiste, ma la temperatura paliesca bisogna crearla. Magari questo è l'inizio, speriamo bene che tutti ci credino. Io ci credo, facciamo bene, perché il palio non deve aspettare troppo di più, bisogna farlo. Allora, i pali invece della Miata, come si svilupperanno le cose per i due pali che si corrono nelle montagne senesi? Allora, sulla Miata intanto non si presenta meglio di qui. Credo che soltanto il tempo ci può dire come stanno le cose. Le chiacchiere politiche che si fa, io corro due pali, io tre, io uno, sono tutte cose per parlare. Saranno veramente le conseguenze di questo problema a dirci se si può o non si può. Io spero molto di sì. Che ti devo dire? Sai, il palio è una cosa bella, ma se non si può fare, non so che dirti. Questo programma è realizzato in collaborazione con...